So, speriamo che sta faccenda di Lukaku si concluda presto, perché questa telenovela ormai è diventata un po' troppo lunga. Ogni giorno si sente parlare dell'affare Lukaku alla Juventus e Vlahovic al Chelsea. E siamo un mese e mezzo che ne stiamo parlando, perché io quando un mese e mezzo fa ne avevo parlato sui social, tutti mi dicevano: ma tu sei pazzo, non sai quello che dici, Lukaku non verrà mai alla Juventus, neanche nei tuoi peggiori sogni arriverà. E invece, giorno dopo giorno, metro dopo metro, sembra quasi che si avvicini sempre di più a Torino. Probabilmente adesso sarà a Piazza Castello a prendersi un aperitivo in attesa della firma del contratto, perché dai e dai, è arrivato, no? A forza di metri dopo metri, è arrivato a Torino. No, a parte gli scherzi, cosa dire? Posso comprendere Lukaku alla Juventus come giocatore e come idea di Allegri, perché Allegri sappiamo benissimo che quest'anno si gioca tutto. Se non vince lo scudetto o comunque non fa una prestazione eccezionale quest'anno, rischia veramente dei calci in culo, ma dati con la punta di ferro, fra l'altro. E quindi, insomma, c'è un po' di timore e vuole portarsi a casa i giocatori che ritiene fondamentali per la sua squadra, e Lukaku, proprio per sue caratteristiche tecniche, soprattutto per la capacità di fare la boa, potrebbe essere molto utile, almeno nella testa di Allegri, per aiutare la Juventus ad andare a vincere lo scudetto. Però come uomo proprio non mi piace neanche un po', neanche come professionista, perché quando è arrivato all'Inter baciava la maglia dell'Inter, baciava i tifosi, baciava il campo e ogni volta salutava i tifosi come se fossero i suoi migliori amici, e per 2 anni è stato attaccatissimo alla maglia, diceva che non se ne andava, che l'Inter era la sua casa, eccetera, eccetera. Poi arriva una chiamata dal Chelsea e il Chelsea diventa la squadra che ha sempre voluto giocare, la squadra che tifava da bambino, che non vedeva l'ora di andare a giocare. Poi arriva al Chelsea, anche lì vuole benissimo ai tifosi, bacia i tifosi, bacia la maglia, bacia il campo, bacia l'allenatore, bacia tutti quelli che gli si pongono davanti, basta che gli pagano un bello stipendio. In effetti è andato a prendere 12 e passa milioni, quindi insomma anche lì è andato a prendere una valangata di soldi, quindi gli è convenuto andare lì. Poi ha capito dopo 3-4 mesi che al Chelsea non tirava una bell'aria e che era più la panchina che il campo che vedeva, e quindi a un certo punto cosa ha fatto? Prende sul telefono, chiama i suoi compagni dell'Inter, dice: oh, ragazzi, dai, io sono pronto, stavo scherzando, al Chelsea non ci volevo andare, fatemi venire all'Inter. Torna all'Inter, anche lì bacia la maglia, bacia i tifosi, bacia lo stadio, insomma, un grande affetto verso i tifosi interisti, giura che al Milan e alla Juventus non andrà mai a giocare. Però cosa succede? Che quando finisce il prestito e prende l'aereo, anzi, probabilmente non ha neanche fatto in tempo a prendere l'aereo, che la Juventus lo chiama e lui si mette d'accordo immediatamente per un contratto per andare a giocare alla Juventus, e dice che la Juventus proprio gli piacerebbe, perché è una bella squadra. Quindi, cosa dire, non è tanto il fatto che lui sia stato all'Inter, abbia baciato la maglia, al Chelsea abbia baciato la maglia. Il problema è che Lukaku non è un professionista, lo sappiamo benissimo, i giocatori di oggi non sono più attaccati alla maglia come era un tempo. Quella lì è una storia che è finita da tempo. I giocatori attuali sono professionisti, quindi vanno in una squadra piuttosto che in un'altra a seconda delle loro convenienze economiche o di futuro, di carriera e quant'altro. E di conseguenza le scelte non vengono date dal tifo da bambino o dal cuore, ma vengono date da una convenienza economica o eventualmente di sponsorizzazione e compagnia cantante. Quindi su questo Lukaku è stato un po' paraculo a mio modo di vedere. Poi sinceramente, ripeto, a me come giocatore non ce lo vedo la Juventus, e ci vedrei meglio Vlahovic, che è comunque più giovane, eccetera eccetera. Certamente però l'occasione per prendere Lukaku è una sola: accontentare Allegri e quindi dargli tutte le possibilità di vincere questo benedetto scudetto, che altrimenti, come abbiamo detto, si prende dei gran calci nel culo, dati di punta con le punte di ferro. E in secondo luogo si fanno 40 milioncini, almeno la Juventus sta puntando a quelli, per mettere nelle casse o nel calciomercato, e quindi cercare di rafforzare la squadra. Questo non mi piace assolutamente, ma è chiaro che se dovesse venire alla Juventus, cosa fai? Mandi giù il boccone amaro e fai finta di niente, va bene, sperando che non baci la maglia della Juventus, se no, altrimenti non so neanche io cosa pensare nel momento in cui si metterà a baciare anche la maglia della Juventus. Comunque, speriamo che finisca presto, così troviamo una soluzione e non ci pensiamo più. Vi saluto e buona serata. Ciao a tutti.